Avete presente il momento topico dei talk show in cui gli ospiti designati sono chiamati a commentare i freddi numeri scaturiti dai sondaggi? Oppure avete presente quella zuffa tra i politici di parti opposte che si presentano con dati alla mano altrettanto opposti? Vi siete chiesti come sia possibile che anche sondaggi affini riportino risultati diversi? Semplice, perché i sondaggi d'opinione, nell'antidemocrazia italiana, si sono ridotti a strumento di propaganda. Inizia così l'inchiesta realizzata da radicali italiani sul rapporto tra sondaggi elettorali e media. La conclusione è che per quantificare quanti punti percentuali vari l'acquisto di Balotelli o l'uscita su Mussolini o la performance di Berlusconi da Santoro, forse più che ai sondaggi diffusi dai media converrebbe affidarsi all'oroscopo. Il problema è che, spiegano i radicali, i sondaggi sono usati da TV e giornali per orientare l'opinione pubblica, piuttosto che per informare. I difetti metodologici dei sondaggi elettorali sono diversi, come spiega Romano Scozzafava, docente di calcolo delle probabilità alla Sapienza. Innanzitutto il campione è a dir poco irrisorio, 800, 1000 persone, in pratica l'opinione di uno è ritenuta rappresentativa di 50.000 elettori. Poi il metodo di rilevazione che intercetta soprattutto le famiglie che hanno un telefono fisso, il 56% del totale. Inoltre il tasso di rifiuto è altissimo, circa l'80%, più che sufficiente a mettere a rischio la rappresentatività del campione. Nella maggior parte dei casi, poi, non si sa nulla sulle domande rivolte all'intervistato. Se cioè la risposta è libera, oppure se viene sottoposta a una lista predeterminata, in un tipo di indagine in cui le opinioni e l'uso o meno di risposte chiuse sono determinanti. Il margine di errore, infine, è del 3%. Cioè quando scrivono che un partito è al 5%, significa che la sua forchetta è tra il 2 e l'8%. E quando ci dicono che un partito è aumentato dello 0,3, significa che solo due persone hanno cambiato opinione. C'è poi un'altra questione, l'analisi delle committenze. I grafici dei radicali relativi ai sondaggi pubblicati dai media nel 2012 mostrano un legame tra determinati sondaggisti e alcune fonti di informazione. E in Italia, come è noto, ogni talk show o giornale è politicamente vicino a questo o a quello schieramento. Per fare un esempio, basta considerare gli esiti attribuiti al ritorno in campo di Berlusconi. Mentre i sondaggisti di riferimento per il centrodestra parlavano già di notevole rimonta, quelli commissionati dai settori vicini alla sinistra tendono a sottovalutare la ripresa. Esiste un pericolo di cattura dell'istituto demoscopico da parte dei suoi committenti principali? La serietà professionale può esistere a prescindere da qualsiasi committenza, ma i cittadini e i telespettatori dovrebbero sapere se esistono eventuali conflitti di interesse. Qualcuno sapeva, come pubblicato in un articolo del Fatto Quotidiano, che il capo della Tecné, che lavora con l'Unità e Sky, era stato responsabile dell'ufficio elettorale dei Democratici di Sinistra? O che una finanziaria della regione Friuli Venezia Giulia possiede il 30% della SVG, che lavora con Rai 3? C'è poi Euromedia Research, di Alessandra Ghisleri, che fa rivelazione per Berlusconi. E infine l'Ipsos, di Nando Bagnoncelli, che lavora con Ballarò. Ma perché allora si continua a dare tanta rilevanza ai sondaggi? Per influenzare e manipolare l'opinione pubblica? La diffusione dei sondaggi, che non a caso è vietata nei 15 giorni precedenti alle elezioni, si fonda sugli stessi meccanismi di persuasione su cui si fondano le pubblicità e le mode. Le persone tendono a ritenere maggiormente validi comportamenti o scelte effettuate da un elevato numero di cittadini.